la situazione è sotto controllo. Ci sono stati tre casi accertati con il tampone, aspettiamo la risposta da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. E dal punto di vista dell'azienda, noi ci siamo mossi già in anticipo da circa 2 mesi, quindi diciamo stiamo tamponando da tempo senza avere alcun disagio e abbiamo preso i dispositivi utili in tempi giusti. Ci siamo attrezzati con la tenda per il triage e tutto il resto. Abbiamo messo anche il comandato radiologico lì, l'ecocardiografico. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare nelle nostre attività di dare un'assistenza di qualità. Adesso naturalmente abbiamo solo fatto un punto della situazione, abbiamo riorganizzato oggi pomeriggio con tutti i primari di dedicare alla Santa Teresa il secondo piano tutti per i pazienti che avranno presso il nostro ospedale e per dare un'assistenza graduale, dalla pneumologia, malattie infettive e se dovesse servire anche la rianimazione. Abbiamo dedicato 5 posti solo per il Covid, nel senso che abbiamo altri 15 posti, altri 10 posti di rianimazione tra Sant'Agata e l'ospedale Rumo, ma 5 l'abbiamo dedicati solo per il Covid, per dare un'assistenza e per far ruotare il paziente solo su un piano e non crea problemi anche di governare per le strutture del San Pio. Per quanto riguarda Ritornando ai tre casi, le volevo chiedere, sono due dell'Irpinia o di Avellino e uno sì, di due Benevento o del dell'Irpinia e Sannio? uno del Sannio. Uno del Sannio, allora, Giusto, ok, perfetto. sì, due dell'Irpinia e uno del Sannio. Naturalmente noi adesso, pur essendoci mossi in anticipo, l'unica mezza criticità che stiamo affrontando ora per ora è l'approvvigionamento, perché naturalmente le aziende produttrici non consegnano più i dispositivi perché con la crisi che c'è generalizzata e stiamo cercando di usare misure alternative per prendere questi dispositivi e continuare a dare la possibilità di assistenza. Per tentare di far chiarezza, non so, uno dei tre era già ricoverato all'ospedale, ha fatto accesso al pronto soccorso, possiamo chiarire anche questo? Sì, noi abbiamo diciamo, abbiamo fatto questo percorso alternativo per evitare che i pazienti dal triage vadano direttamente adesso in questa struttura, perché comunque altrimenti avrebbero dovuto fare sempre un piccolo percorso in una stanza di isolamento, invece così abbiamo evitato, li facciamo passare direttamente e vanno in questa struttura dedicata per il Covid di quest'anno per le problematiche. Naturalmente la cosa più importante che intendo dire alla popolazione è che in ospedale devono venire solo quando c'è un caso sospetto che ha della sintomatologia conclamata, altrimenti si rischia di creare più problemi, in quanto a casa di privilegio deve essere l'isolamento dei 14 giorni. Se la persona ha febbre e ha diciamo, un approccio che ha una sintomatologia lieve, ma non ha insufficienza respiratoria, conviene che stia a casa. Se poi dovesse avere una infiammazione, chiama il 118, chiama il medico di famiglia, chiama tutti i 112 e quei consigli possono venire in maniera orientata presso il nostro ospedale che noi stiamo mantenendo un livello alto per l'assistenza. È preoccupato di questo flusso che c'è stato dalla tarda ora di sabato verso la regione Campania, verso il sud, dal nord? Sono preoccupato nella misura che se queste persone, pure che vengono, è umano che sia, ma si mettono in isolamento, in autoisolamento e sono ferme per 2 settimane, dopodiché cominciano a uscire, sì. Se invece senza limiti escono già da appena arrivati, non sappiamo tutto il pregresso, possono aumentare la casistica che già è nostra, in questo momento ci stiamo difendendo. Cioè tutta la parte che noi oggi abbiamo preservato viene annullata se questi fanno un approccio sconclusionato.